Ragazzi, ciao a tutte, eccomi con un nuovo video. In questo video, visto che in tanti me l'avete chiesto, e anche se non è stagione, perché siamo in estate, però io ad agosto vi farò vedere l'effetto maglione, quindi è fantastico. Tanto se no poi vicino a Natale non ho mai modo di fare più video, quindi lo registro ora. Visto che me l'avete ricordato di fare questo video, lo faccio. Quindi vi faccio vedere il materiale che mi sono procurata. Allora, in questo, per questa nail art, vabbè, mi sono procurata la tip per farvela vedere. Mi sono procurata questo colore che è un colore che andrò a mettere come base, che è l'effetto Angora della Crystal Nails, è il numero 3. Praticamente è uscito, sì, quest'anno mi sembra, o l'anno scorso, no, l'anno scorso, non lo ricordo, vabbè, insomma, mi sembra l'anno scorso. È uscito questo effetto che ha dei micro pelettini all'interno, quindi ideale anche per utilizzarlo sull'effetto maglione. Ma volendo sotto, se non avete questo qua, potete mettere comunque sia qualsiasi colore. L'unica cosa, lasciatelo magari lucido perché poi ci sarà il contrasto con l'effetto maglione che verrà fatto sopra. Però insomma, questa è una questione anche un po' di gusti, quindi vedete voi come preferite. Poi, come secondo colore che io userò per fare sopra la nail art è l'R19 della Crystal Nails. Ovviamente è un colore senza dispersione perché il sopra rimarrà opaco e userò la polverina per la polvere acrilica trasparente, in questo caso questa che sta per finire. Quindi, però, oioi. Tra un po' faccio volare tutto, ma potete usare qualsiasi polvere acrilica trasparente che avete in casa. Cioè, io vi faccio vedere l'occorrente, ma voi potete usare quello che avete in casa. Mi aiuterò con questo per versare la polvere sopra la nail art e userò per fare la nail art questi due pennelli. Allora, uno che è di pelo lungo, che è questo qui, che è quello della Nails Company. Non mi chiedete il numero. Qual è? Perché francamente non c'è scritto, comunque è questo e poi userò per fare quelli più interni, quelli più piccini, questo qua che è quello di Karma Nail e anche questo ragazzi non mi chiedete il numero perché non c'è scritto sopra. Ok? Quindi iniziamo. Allora, andiamo ad agitare un po' il colore. Avvicino e andiamo a dare una passata. Allora, questi colori sono molto 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 coprenti. E si stendono benissimo, i pelettini non danno fastidio. Ovviamente farò due passate per rendere il colore più intenso. Ok, quindi andiamo a polimerizzare la prima passata. Andiamo ad andare la seconda mano, come se imbiancassi una parete praticamente. Siccome ho finito di imbiancare, quindi ormai sono rimasta in termini di imbiancatura. E anche qua andiamo in lampada a polimerizzare. Lascio ovviamente in futura 30 secondi. Una volta fatta la seconda mano, andiamo a sigillare il tutto con un sigillante senza dispersione. O potete sigillare con un sigillante con dispersione poi sgrassate, insomma, quello come vi torna bene a voi. In questo caso uso il top, lo Speed Top Shine di Alia. Questo sigillante qui praticamente ragazzi l'avevo accantonato e non l'avevo mai diciamo iniziato a testare. Ora lo sto testando anche se diciamo è una rimanenza di Alia perché non la sto più acquistando. Quindi allora andiamo a polimerizzare il tutto in lampada. Mentre aspetto che finisca di polimerizzare vi dico di questo sigillante che appunto ho iniziato ora a testare, quindi non posso ancora sbilanciare anche se
Francamente non mi dispiace, non ho più acquistato aglia perché nei colori mi davano un po' di problemi, duravano veramente poco, anche prima della scadenza iniziavano a non polimerizzare più, quindi non ho più comprato per quanto riguarda costruttori né colori né niente. Poi insomma mi sto trovando meglio con altre ditte, quindi l'ho un po' accantonato, però queste sono le rimanenze, quindi insomma ho deciso comunque sia di testarli meglio anche questi, visto che ce li ho e li vorrei finire. Ok, abbiamo finito la polimerizzazione. Quindi adesso partiamo col nostro R19. Quindi ragazzi, in questo caso ho usato un colore che abbia... Apriamo anche la nostra polvere acrilica trasparente. Dicevo, usiamo un colore che abbia... che non abbia dispersione. Allora, vado a prendere il pennello con le setoline più lunghe, lo vado a immergere e vado, aspettate che mi centro bene, perché non mi metto a fuoco, e vado, ovviamente ci sono tantissime fantasie da fare, vi faccio vedere quella un pochino più semplice. Ci sono? Sì, ci sono. E vado a tirare le mie durighine. Intanto traccio, diciamo, le basi e poi vado ulteriormente a ripassare il tutto. Vedete? Quindi lo andiamo a incicciottire un pochino. Allora, in questo caso potete fare intanto queste due righine e poi potete andare anche a polimerizzare. Ovviamente prima di polimerizzare, tanto ora vi faccio vedere, dovete buttare sopra la polvere acrilica trasparente, perché altrimenti non vi verrà l'effetto opaco. Quindi l'andate a ingrandire, a inciccionire, insomma, quanto più vi piace. Vedete voi quanto, come e perché. E in questo caso potete andare già a buttare la polvere acrilica. Se avete paura di picchiarci, se avete paura, insomma, di che vi si apra il colore, però insomma regola, ok, e polimerizziamo. Qui dobbiamo fare abbastanza veloce perché se no la polvere viene assorbita dalla dispersione, in questo caso, e viene, ritorna lucido. Quindi andiamo a buttare la polvere e andiamo a polimerizzare. Polimerizzata questa parte, andiamo a togliere la polvere bene 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 bene, perché dobbiamo continuare a disegnare l'altra parte. Poi questo passaggio, ragazze, non è obbligatorio, vedete voi come vi torna meglio. Io di solito metto la polvere in fondo alla decorazione, quindi faccio tutto il disegno e poi vado a mettere la polvere, però per farvi vedere che potete fare anche in step, però ovviamente ci perdete un pochino più tempo. Adesso vado a prendere l'altro pennello di Karma, quindi con la punta un pochino più corta. Aspettate che sono... Ok, e vado a fare il disegno. Aspettate che c'è la luce che mi batte contro la tip e non vedo il riflesso. E andiamo a fare il nostro disegno. In questo modo cerco di essere più precisa possibile, ma sono un po' distante dalla mia tip. Poi questa è una delle tante fantasie che potete fare, poi insomma ce ne sono veramente
a miliardi di foto sul web dove mostrano l'effetto Maglione. Ok, poi potete andare come abbiamo fatto nel caso di prima, a inciccionire il vostro maglione. Ve lo faccio in più step, almeno così vedete molto bene. Andiamo a tirare. Ok, e qui potete ributtare sopra la vostra polvere. Lo faccio così ogni volta vedete il passaggio. Io magari lo faccio in più passate quando c'ho una cliente un po' più sbadata, una cliente che sta meno ferma con le mani. Almeno evito che mi ci picchi, che mi ci, insomma, che mi faccia sbagliare, perché poi visto se sbaglio un pezzettino, magari se mi va sull'altro colore, devo, insomma, devo magari rifare tutto. Quindi, insomma, quello vedete voi ragazze, davvero come vi torna meglio. Anche il discorso del pennello, che io ho usato due pennelli, uno si tiene un pochino più lungo e l'altro più corto. Ma se vi torna bene potete fare anche tutto con un solito pennello. Io perché mi trovo ben meglio disegnare la linea più lunga con il pennello a setole lunghe. A parte che poi questa tip qui non è nemmeno poi eccessivamente lunga, quindi andava bene anche quello più corto. Però insomma quello come vi torna meglio a voi ragazze. Qua torniamo a togliere tutto l'eccesso. Io sto usando questo. E poi dall'altra parte potete fare un po' quello che vi pare, nel senso ci sono i puntini, ci sono tipo delle virgoline. A me piace fare un po' le virgoline, altrimenti, visto che c'è anche abbastanza spazio, potremmo fare dei puntini e poi delle lineette successive. Quindi potremmo prendere uno spot e fare tipo dei pallini. Ok, in questa maniera. Ok, così. E poi successivamente andarci a fare, sono in camera, sì, andarci a fare delle lineette che scendono verso il basso. Qui sta a voi, a vostro piacere. Così. Io ci butto sopra la polvere, almeno così vedete bene dentro. Torniamo a spolverare sempre il tutto. E questa potrebbe essere un'idea. Poi appunto qui per i pallini potete farceli o non farceli, dipende come vi piace a voi. In questo caso ormai andiamo a fare anche dall'altra parte. Cerchiamo di essere più o meno simmetrici all'incirca.
Andiamo a fare anche di qua le nostre virgoline. Non vedo l'altra parte, speriamo più o meno di farle nella direzione giusta. Sì, che preferisco farvi vedere meglio a voi che vedere se sono poi così tanto simmetrici, tanto per farvi vedere la tecnica del, insomma, di questo effetto. Noi abbiamo fatto così, se no anche di qua potete fare la stessa fantasia che avete fatto centrale, ma a me mi piace più cambiarle che farle tutte uguali. Poi veramente, se guardate su internet, ci sono su Pinterest, ci sono veramente tante fantasie, tante foto in cui mostrano l'effetto e disegni. Vado in lampada. In lampada, in questo caso, una volta che polimerizzo tutta la decorazione, lascio di solito un minutino con la futura. Lo faccio polimerizzare bene. Quindi ripeto, potete fare il decoro a ogni passaggio, potete buttare la polvere, polimerizzare, pulire e continuare con il vostro decoro. Questo dipende da come vi trovate meglio. Vi ho detto, io di solito vado in base all'unghia che mi trovo davanti, quindi a quanta unghia devo decorare e anche alla cliente, però di solito tendo a fare tutto insieme, quindi faccio tutto il decoro e poi vado a buttare sopra la polvere acrilica. Trasparente, mi raccomando ragazze, trasparente perché deve dare questo effetto, insomma, opaco. Ed è bellino lasciare la parte sotto lucida perché almeno c'è il contrasto, però nessuno vieta di far tutto opaco. Ci sono, insomma, tanti disegni in cui si vede anche l'opaco pure sotto, magari cambiando la tonalità del colore, quindi magari il sotto è chiaro, il sopra è scuro, però, oppure il sotto è scuro e il sopra è chiaro, quindi magari potete lasciare tutto opaco cambiando la tonalità di colore, almeno che vi faccia un po' da contrasto. Ragazzi, questo è il risultato della nail art. Come avete visto, è molto, veramente molto, molto, molto semplice ed è un effetto molto carino che alle clienti piace tantissimo. È velocissimo da fare perché, come vedete, comunque sia sono qualche righina. Poi qua in questo punto potete anche unire un pochino di più, fare proprio il quadratino, insomma, ci sono veramente vari modi di fare il disegno sopra, quello a vostro piacimento. Ragazze, per questo video è tutto. Io spero vi sia piaciuto, spero vi sia tornato utile e vi mando un grosso bacione al prossimo video. Ciao.